Buongiorno, sono Luca Gambardella. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, di macchine che pensano, che ragionano, diciamo, che parlano, che traducono. Quindi parliamo di capsule per il futuro, di come le macchine siano capaci oggi di ragionare, di parlare, di rispondere, ma soprattutto di come le macchine siano capaci di imparare. Il tema di fondo comunque è cosa sia l'intelligenza artificiale e a che punto siamo oggi con la tecnologia. L'intelligenza artificiale non è una disciplina antica, è una disciplina molto, molto recente, giovane, ma estremamente dinamica e affascinante. Parte nel 1956, quando un gruppo di ricercatori negli Stati Uniti, durante una conferenza, ipotizzò che ci volessero solo 2 mesi per creare una macchina in grado di simulare ogni aspetto dell'apprendimento e dell'intelligenza umana. Eravamo nel 56, oggi siamo nel 2011, e l'intelligenza artificiale possiamo dire che oggi è ovunque, eh? È nei nostri computer, è nei nostri smartphone, è nelle macchine che guidano da sole, è nei dispositivi mobili, nei robot, nei droni. Quindi è in qualche modo una tecnologia molto pervasiva, ma ci chiediamo adesso come funziona, come si applica, ma anche curioseremo sul fatto delle relazioni tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana. Voglio solo fare un commento qui, che l'intelligenza artificiale è oggi anche nel mondo del business. Ci sono aziende che hanno fatto grossi investimenti, che usano l'intelligenza artificiale dovunque. Abbiamo capacità di riconoscere le immagini, di riconoscere il linguaggio parlato, di fare traduzione. Come vi raccontavo, ci sono macchine che iniziano a guidare da soli sfruttando tecniche di intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale è di supporto agli esseri umani anche in tutto il mondo relativo alla salute, all'e-commerce, al business in generale, compreso il mondo dell'industria. Non dimentichiamoci che in questo campo ci sono alcune riflessioni che sono in corso, soprattutto come creare questi mondi ibridi dove macchine e esseri umani devono per forza convivere. E le conclusioni di questi due studi interessanti sul futuro dell'intelligenza artificiale dicono che ci vuole una sorta di coesione, di forza comune tra la società, l'industria, i governi e diciamo, il pubblico in generale per fare in modo che queste tecnologie si possano sviluppare, tenendo comunque anche conto aspetti fondamentali come la privacy e l'etica. Devo dire che l'Europa è pioniere in questo settore, a differenza di altre nazioni e altre zone del mondo. Qui, Svizzera compresa, c'è una grande attenzione sul fatto che l'intelligenza artificiale debba essere anche etica, quindi si debba occupare anche di questi temi e che le soluzioni prodotte dall'intelligenza artificiale siano in qualche modo usabili e coerenti con il nostro modo di vedere il mondo. Il tema della mia chiacchierata di oggi, della mia capsula, prende spunto da questo recente articolo su The Guardian nel 2020, dove The Guardian propone questo articolo: Umani, noi non vi distruggeremo, che è un articolo che non è scritto da dei giornalisti, ma è scritto da un computer, è scritto dall'intelligenza artificiale,
E l'articolo, diciamo, tratta questo tema degli esseri, delle relazioni tra esseri umani e macchine e robot, ed è stato scritto, diciamo, interamente da una macchina, anche se poi i giornalisti hanno in qualche modo editato e confezionato il testo finale. Com'è possibile oggi che una macchina sia in grado di generare un testo che abbia un senso per gli esseri umani? Perché poi generare testi che abbiano poco senso, diciamo, è facile, ma generare un testo che sia capito, che abbia un senso, che abbia un filo logico, questo è un tema che ci affascina, è un tema che ci incuriosisce. Ma ci addentreremo anche in questo tema, toccando un aspetto che credo sia interessante in questa discussione, se la macchina era cosciente di quello che ha scritto, o se è stata una pura generazione di testi senza una coscienza, senza che la macchina fosse in grado di capire cosa stava scrivendo. E per chi lo stava scrivendo. E qui forse bisogna partire un passo indietro, capendo cos'è l'intelligenza artificiale. Noi la chiamiamo un'area tecnologica, non è esattamente cioè scienza, e nasce dall'incontro tra varie discipline, tutte che ruotano intorno all'informatica. Noi, perché io mi occupo di intelligenza artificiale da tanti anni, cerchiamo di realizzare delle macchine. Poi in fondo sono dei programmi che siano in grado di risolvere problemi, ma aggiungo, questa è una delle chiavi, in maniera autonoma, quindi macchine che sappiano risolvere problemi senza per forza avere tutti i casi programmati prima, e soprattutto macchine che siano comunque in grado anche di migliorarsi, di apprendere, di cambiare le proprie performance e le proprie decisioni nel tempo. Sì, ci chiediamo poi sotto sotto se le macchine siano capaci di pensare. Questa è una domanda che comunque non può prescindere dalla definizione stessa di intelligenza. E qui prendo una definizione classica di intelligenza dove si parla di una complessità di facoltà psicofisiche, mentali, che consentono comunque all'uomo o agli esseri umani più in generale, intanto di intendere e farsi capire dagli altri, di adattarsi a situazioni nuove, modificando il proprio comportamento. Importante quando parliamo di intelligenza umana soprattutto, è che noi diciamo, ci distinguiamo da altri esseri animati perché abbiamo consapevolezza e soprattutto l'autoconsapevolezza. Quindi siamo in grado di riflettere su noi stessi, su quello che stiamo dicendo, siamo consapevoli delle nostre azioni e quindi abbiamo in qualche modo, noi diciamo che abbiamo coscienza. E proprio questo è la consapevolezza che il soggetto ha di sé e del mondo esterno con cui si relaziona. Ha coscienza anche delle proprie identità e di tutte le proprie attività interiori. Stiamo chiedendo tanto, ad una macchina, vediamo anche a che punto siamo oggi, ma anche e soprattutto cosa dicono i filosofi su questo campo, perché forse questo concetto di intelligenza, visto così, è un po' complicato, perché mette tutte le facoltà in un unico contenitore. Forse è più facile per noi, ma come fanno anche alcuni filosofi in questo campo, parlare di cervello e di mente. Il cervello è soprattutto il sistema di calcolo, quindi è una macchina, tra virgolette, insomma, un sistema
capace di ragionare e di calcolare, mentre la mente, diciamo che sta sopra al nostro cervello, è qualcosa che corrisponde alla coscienza e all'intenzionalità. C'è un consenso in questo campo che dice che il cervello è descrivibile, quindi il nostro pensiero è descrivibile da un insieme di programmi implementabili dal computer. Mi fermo un attimo qua. Il fatto che ipoteticamente questo sia possibile non è detto, anzi, ve lo posso garantire che oggi non ci siamo comunque riusciti. Discorso diverso è la mente, e qui ci sono due versioni diverse proposte dalla filosofia. Una dal filosofo Dennett che dice tutto è calcolabile, quindi anche la mente fa parte della parte calcolabile della nostra intelligenza. È soprattutto una questione di velocità, cioè una macchina che è in grado di prendere gli input, cioè rispondere in una maniera molto rapida, è una macchina che può mostrare questo aspetto dell'autocoscienza e della consapevolezza. Quindi la mente, secondo Dennett, non è qualcosa di misterioso, ma soprattutto di soggettivo. È qualcosa di oggettivabile da un insieme di programmi. E quindi questo test di Dennett è un test che noi chiamiamo comportamentista. Quando una macchina si comporta in maniera intelligente, allora possiamo affermare che intelligente sia. E questo è un po' anche il test, l'approccio proposto dal matematico Turing negli anni 50, che definisce, quindi siamo ancora prima della famosa conferenza del 56, definisce quali siano i criteri per decidere se una macchina è intelligente o meno. Lui propone un test molto semplice, quindi siamo all'inizio, i computer erano ancora delle cose abbastanza primitive, quindi non si parla di interazione, si parla solo di un essere umano che in una stanza, dall'altra parte, diciamo, oltre una porta ci sono due entità di cui noi non conosciamo se siano degli esseri umani o delle macchine. E l'umano da questa parte inizia ad interagire con le entità dall'altra parte. Scrive e quindi poi riceve sul suo terminale risposte. Quindi stiamo parlando di interazione in linguaggio naturale, esattamente. E se l'essere umano pensa che dall'altra parte ci siano degli esseri umani o non trova differenza tra l'essere umano e l'altra entità, in quel momento, quando apre la porta e scopre che dall'altra parte c'è un computer invece di un essere umano, questo computer ha passato il test di Turing. Diverso è comunque l'approccio di un altro, o la teoria di un altro filosofo, il signor Searle, che dice che avere una mente è qualcosa di soggettivo, che deriva sì da questa parte di calcolo, ma non è in qualche modo possibile realizzare una macchina solo attraverso la parte computazionale. Quindi abbiamo questi due approcci, uno dove tutto è calcolabile, quindi anche la parte soggettiva, dall'altra parte qualcuno dice che non sarà mai possibile avere una macchina capace di autocoscienza. Dove siamo oggi? Adesso caliamoci nel nostro mondo, nel mondo di oggi, nel mondo dell'intelligenza artificiale, cerchiamo di capire lo stato attuale delle nostre ricerche e soprattutto voglio partire con due premesse.
La prima è che a oggi nessuna macchina ha mai superato il test di Turing. Diciamo anche che a oggi non esiste una teoria scientifica di come funziona il nostro cervello. Quindi, anche se volessimo programmare, realizzare un programma per computer o un insieme di programmi per computer che si basano su questa teoria forte, probabilmente non avremmo le basi computazionali per poterlo fare. D'altra parte aggiungo due punti. Il primo è questo, che riguarda la potenza di calcolo oggi tra un cervello di una macchina e il cervello degli esseri umani. In questa foto vedete Summit, che è il computer oggi più potente. Dall'altra vedete un cervello di un essere umano. Mettiamo dei numeri nella prossima, cioè slide. La velocità di calcolo di summit del cervello umano sono più o meno simili. Cambia il peso perché summit pesa 340.000 kg, il cervello umano solo un chilo e mezzo. Anche come superficie parliamo di due dimensioni completamente diverse, ma soprattutto quando parliamo di connessioni interne, di collegamenti all'interno di questo cervello. Il cervello umano ha 160.000 km di connessione, mentre il nostro summit ha solo 300 km. In più, per farlo andare, l'essere umano si diciamo funziona, è gratis, funziona 20 watt come una lampadina, e dall'altra parte invece cioè richiede una enorme quantità di energia e un enorme sforzo di raffreddamento. Quindi anche a livello, se vogliamo, hardware, a livello meccanico, cioè a livello di infrastruttura, oggi stiamo parlando di due concetti distanti, eh? La macchina con tutti i suoi limiti, pur nella capacità, vedremo di risolvere alcuni problemi verticali specifici, lì le macchine sono abbastanza brave, il cervello umano invece è capace di fare molte, molte più cose e oggi è anche molto più potente e molto più compatto. Quindi, partendo da questa considerazione che a oggi nessuna macchina ha superato il test di Turing, quindi siamo lontani da aver realizzato una macchina intelligente, anche solo nello scambio di informazioni, di domande e risposte con un essere umano, ci mettiamo, io voglio mettere dal lato del tecnico, come mi piace definirmi, che osserva alcuni comportamenti di queste macchine, ma dal di dentro questa volta. Quindi vi faccio vedere un po' come funzionano queste macchine in alcune delle attività delle quali stiamo discutendo oggi, soprattutto nelle attività di traduzione e di generazione di testi e di scritti. Se ci addentriamo un po' nell'intelligenza artificiale, quello che scopriamo è che il termine intelligenza artificiale, noi lo chiamiamo l'umbrella term, cioè racchiude tutto un insieme di discipline e di metodologie. Forse un tema più interessante oggi è quello che si chiama il machine learning, quindi quel ramo dell'intelligenza artificiale che si preoccupa di avere delle macchine che siano capaci di apprendere, ma anche qui abbiamo due livelli. Uno, vedremo che può essere anche un livello dove, aprendo la scatola della conoscenza, capiamo cosa c'è all'interno delle macchine. Ancora più misterioso invece è quello che chiameremo il deep learning, quindi un livello di rappresentazione e una macchina capace di apprendere, molto più simile come struttura a quella del cervello umano, ma nella quale può
purtroppo vi devo dire, non abbiamo ancora la capacità di capire esattamente quello che succede. Quindi per intelligenza artificiale più classica parliamo della capacità di calcolo e la capacità di ragionamento. Per machine learning è una macchina che impara dai dati, quindi capace di adattarsi e di apprendere osservando, se volete, il comportamento di altre macchine o degli esseri umani o di fare elaborazione con dati storici, quindi impara dai dati, magari a fare previsioni. E l'ultimo, questo modello del deep learning, che ha sempre questa caratteristica, ma il modello che ci sta sotto è un modello leggermente diverso. Per capirci la differenza con l'informatica tradizionale, nell'informatica tradizionale io, diciamo, parto, prendo dei dati, dei programmi e realizzo degli output, quindi faccio dei calcoli. Quando parlo di una macchina capace di imparare, faccio un ragionamento o mi esprimo in una maniera leggermente diversa. Prendo i dati, do alla macchina quello che mi aspetto dal suo calcolo e la macchina da sola è capace di generare il programma che mappa, se volete, i dati d'ingresso nei dati di uscita. A me piace parlare, quando parlo di machine learning e di macchine che imparano, della capacità dell'intelligenza artificiale di strizzare i dati, no? Quindi di prendere enormi, adesso parliamo spesso di big data, di enormi masse di dati, testi, numeri, immagini, dati finanziari, dati medici. Quello che fa l'intelligenza artificiale è prendere questi dati, strizzarli e ricavare dei piccoli modelli che sono poi in grado di rappresentare la conoscenza importante all'interno di questi dati. E usiamo questi modelli poi per fare previsione, classificazione, profilazione, definire delle regole, tradurre anche. Quindi da tanti dati impariamo ricavando un modello, che è una sintesi che deriva dai dati stessi. In questo mondo, appunto, abbiamo detto ci sono due modalità di rappresentazione, noi diciamo, della conoscenza. Uno è esplicito. Immaginatevi che in maniera esplicita io possa descrivere, alla fine di una elaborazione di questi dati, un concetto che è: se succede questa cosa al cliente A, allora, non dargli il finanziamento. C'è una regola, if then else, che è una regola esplicita che noi possiamo leggere e, diciamo, abbiamo anche la fortuna di poter capire. Con questi modelli espliciti, entriamo in una zona dove parliamo di sistemi esperti, alberi di decisione, sistemi a regole. Hanno dei pregi, appunto, il vero pregio che la conoscenza è interpretabile da noi esseri umani o può essere addirittura inserita all'interno del computer senza bisogno, della fase di apprendimento automatica. Però spesso questi sistemi hanno un problema di lentezza di calcolo, quando calcolano devono mettere assieme molte, molte cose, quindi non hanno quella capacità, diciamo prima, di, diciamo, rispondere velocemente alle domande. In più, spesso questi modelli sono così grossi che è complicato valutarne la consistenza. I primi, torniamo al nostro tema della traduzione automatica, i primi comunque strumenti di traduzione automatica erano esattamente basati su regole, quello che si tentava di fare era si partiva da un linguaggio, si creavano delle regole sintattiche e semantiche, quindi si cercava di descrivere questo linguaggio con regole. Una volta preso il testo in ingresso, questo testo veniva trasformato in una sorta di interlingua, un esperanto, un linguaggio intermedio, che poi veniva mappato utilizzando le regole del linguaggio target, del linguaggio finale,
generando appunto il testo in uscita. Parliamo comunque degli anni 60, degli anni 70, quando erano a disposizione e venivano utilizzate queste tecniche, con un problema però, perché questo meccanismo di per sé è troppo rigido, perché dobbiamo veramente prevedere tutte le diversi casi e le diverse combinazioni. La traduzione spesso è una traduzione letterale, per cui si traduce parola per parola piuttosto che frase per frase, e difetto anche che la traduzione è troppo lenta per essere fruibile in tempo reale, in maniera diretta. Allora, qui si sfrutta un altro concetto, che il cervello umano non è fatto di regole, non è fatto, questa è una rappresentazione astratta del modo con cui noi ragioniamo. Il cervello umano, a livello più basso, è fatto da, anche lui, da connessioni, da neuroni, e quindi entriamo in un diverso campo, che è questo campo del deep learning, dove la macchina, la rappresentazione del cervello, è fatta con una struttura a rete, che chiamiamo rete neuronale, dove il primo livello è quello che noi chiamiamo livello di ingresso, c'è un livello finale dove otteniamo le risposte, e in mezzo c'è una rete fatta da pesi e da connessioni che inizialmente sono, diciamo, pesi e connessioni generati casualmente, e poi vengono addestrati, imparati, attraverso un processo che noi chiamiamo di apprendimento. Dentro lì però abbiamo dei numeri, dei pesi, delle soglie, non abbiamo una regola che dice se succede questo allora fai quell'altro. Quello che osserviamo è un comportamento di questa macchina capace di prendere un ingresso e generare poi una soluzione in uscita. Quindi è molto più misterioso quello che capita all'interno di queste reti neuronali, però sono molto più potenti, perché sono in grado di generalizzare meglio che sistemi a regole, sono molto più veloci, perché una volta addestrate è sufficiente fare delle somme e delle moltiplicazioni per ottenere i risultati. E credo che la cosa più interessante è che oggi ci sono poi dei piccoli computer, si chiamano GPU, Graphic Process Unit, sono dei computer che derivano dai videogiochi, quindi inizialmente pensati per fare rotazioni di immagini, sui quali oggi si può montare un cervello artificiale, associando ad ogni singolo processore o ad ogni processore un insieme di questi neuroni, per cui l'apprendimento avviene molto velocemente, e quindi siamo in grado di addestrare queste macchine in pochi minuti, a differenza di quello che si riusciva a fare qualche anno fa, dove ci volevano anche delle settimane. Utilizzando gli stessi algoritmi, ma una struttura hardware sottostante diversa. Faccio un esempio rapido. Se volessimo identificare gli oggetti appartenenti alle immagini che abbiamo sulla destra, quello che farebbe l'intelligenza artificiale o l'informatica classica è di descrivere queste immagini con delle feature, si chiamano, no? Quindi estrarre gli angoli, le strutture, le forme, e poi di descrivere gli animali o gli oggetti, le barche, con la stessa tipologia metodologica, e fare quello che si chiama il matching, di trovare la corrispondenza diretta tra una forma e l'altra. Chiaro, questo è facile se le foto sono nella stessa direzione. Immaginatevi che il cavallo si ruota un po' e il nostro modello non lo prevede, è molto più complicato. Allora, quello che facciamo noi con le reti neuronali, intanto definiamo un cervello, quello che vedete in questa foto, dove gli ingressi sono i pixel della nostra foto. Quindi non ci preoccupiamo di descrivere minimamente
cosa c'è in ogni pixel, però le categorie che vogliamo distinguere sono quelle che sono all'interno delle nostre fotografie: cane, gatto, coniglio, macchina, cavallo, eccetera. Dobbiamo dare ad ogni foto inizialmente, noi la chiamiamo una label, dobbiamo dire che animale c'è o che oggetto c'è all'interno di questa foto, poi passiamo questa immagine in qualche modo pixel per pixel a questa rete che in uscita inizialmente ci dirà una risposta a caso perché i pesi non sono ancora arrivati allo stato corretto. C'è un algoritmo però con il quale noi possiamo dire quando passiamo la foto di un cane e la macchina sbaglia e dice gatto, gli possiamo dire no, no, guarda, questo qui era veramente un cane. La macchina adatta i suoi pesi per avvicinarsi a questo riconoscimento e se io lo faccio un milione di volte, passo foto di cani, gatti, conigli, pecore e tutte le volte gli dico cane, gatto, coniglio, pecora, cane, gatto, coniglio, pecora, dopo un po' questa rete noi diciamo converge. È quindi in grado di riconoscere un animale nelle foto che gli abbiamo presentato, ma la cosa più sorprendente è che è in grado di generalizzare, quindi è in grado di riconoscere anche degli animali, lo stesso tipo di animale, in una posizione e in una fotografia diversa. Diciamo noi che è la macchina, quindi è in grado di imparare e di generalizzare. Queste tecnologie, qui vediamo questo esempio, io gli passo la foto, certi pesi si accendono, certi neuroni si attivano e in fondo la macchina dice cane, quindi ha diciamo riconosciuto una volta addestrato la foto di un cane in una posizione che non era esattamente quella del nostro insieme di addestramento. Con le stesse tecniche siamo in grado di, per esempio, di addestrare una macchina a riconoscere cellule cancerogene all'interno di immagini istologiche. Interessante qui che le performance della macchina, noi diciamo, sono superhuman. Quindi la macchina su un problema specifico, addestrata con i dati corretti, quindi sempre l'essere umano qui che dice tumore, tumore, tumore. Alla fine è in grado di competere con le capacità degli esseri umani in questo campo. E se li mettiamo assieme, quindi creiamo un'alleanza uomo-macchina, sicuramente abbiamo delle performance che sono impressionanti e in questo caso anche molto utili. Ma torniamo al nostro tema della traduzione automatica, quindi come facciamo a realizzare un cervello artificiale capace di tradurre o di generare del testo. Prendiamo questa rete neuronale e l'addestriamo dandogli i testi tradotti da due lingue diverse. Oggi ci sono tantissimi documenti, sia diciamo legali, contratti, articoli scritti nelle due lingue. Non si fa più una traduzione letteraria qui, si mappa un pezzo. Una frase in un'altra frase. Quindi diamo tutte queste informazioni ad una macchina, compresi testi magari presi da Wikipedia, quindi con un sacco di informazione, e facciamo in modo che questa rete si addestri, si traini, si impari a fare questa mappatura tra le due lingue. Questo è quello che fate quando andate su qualche sito. So, per esempio di pelle, volete fare traduzione, dietro questi sistemi di traduzione c'è spesso una rete neuronale che fa questa mappatura da un linguaggio all'altro. L'idea di base è che appunto ci siano comunque due reti neuronali all'interno di questi sistemi, uno si chiama encoder, uno si chiama decoder, e queste due reti hanno questo incarico di trasformare, se vogliamo, il linguaggio in ingresso nel linguaggio in uscita, però trasformiamo frasi, non trasformiamo più le singole parole. Questo permette poi di avere delle traduzioni più libere e più efficaci. Qual è però il problema vero quando faccio traduzione? Il problema vero è la capacità all'interno di una macchina di mantenere il contesto di quello che stiamo raccontando. Quindi di non isolare ogni singola frase da quello che è stato detto prima. Questo
Ora, tecnicamente questo sarebbe possibile inserendo pezzi molto lunghi di testo all'interno delle macchine. Recentemente è stato proposto questa rete che si chiama rete ricorrente o long short memory neural network, che è una rete che all'interno non ha più solo ingressi e uscite, alcuni dei pesi ritornano all'interno di questa rete e questi pesi sono utilizzati per creare contesto. Quindi grazie a questi pesi riusciamo dinamicamente a mantenere il contesto, anzi la parte del contesto più interessante che mi serve a tradurre il pezzo successivo. Faccio un esempio semplicissimo, questa è la parte encoder e la parte decoder. Nella parte encoder io dico sono I am a student, e mentre la macchina sta facendo la traduzione, avete shiftato di un passo in ingresso ancora la parte che sta traducendo, quindi la parte precedente che diventa contesto per la macchina durante la fase di traduzione. Questi LSTM sono reti molto potenti, sono le più utilizzate oggi anche nel mondo dell'intelligenza artificiale, nel mondo del cioè business, e sono state, bisogna dirlo, inventate a Lugano alcune di queste tecnologie nel 1997 presso il Centro Dalle Molle, che è un centro di ricerca nato nell'88, quindi più di 30 anni fa, dal volere di questo signore Angelo Dalle Molle, che era il padrone della Marocinara, il Calindri, insomma, della vita moderna. E lui ha fondato l'istituto nell'88 dandogli il nome intelligenza artificiale. Oggi l'istituto dal 2000 è un istituto comune USI e SUPSI, ha un'ottantina di ricercatori, è stato riconosciuto tra i centri più importanti al mondo, e il signor Dalle Molle aveva a cuore questo concetto che i progressi della scienza e dell'informatica dovevano essere utili all'uomo e non viceversa, per cui era partito con questo spirito molto moderno, devo dire, dell'intelligenza artificiale, e questo ci ha guidato in tutti questi anni di attività. Il Centro Dalle Molle è stato classificato nel 2016 tra i 10 migliori centri di ricerca di intelligenza artificiale al mondo. Vedete, in questa classifica c'è Berkeley, MIT, New York, Stanford, quindi i migliori centri di ricerca internazionali, e lì penultimo cioè in basso trovate anche noi. Un'altra curiosità forse interessante è che la ditta più grossa oggi che fa artificial intelligence al mondo, che è DeepMind, ditta di Google, è stata fondata da un ricercatore che ha fatto il dottorato qui da noi, cioè a Lugano, e poi è andato a Londra, ha fondato DeepMind, è stato bravo perché l'ha venduta nel 2014 a Google per 500 milioni di dollari. E quando parliamo di Shenlag e parliamo di Google, non ci dimentichiamo anche i recenti risultati presentati da Google in questo settore, dove l'interazione uomo-macchina e l'interpretazione del linguaggio parlato credo sia molto interessante. Vi faccio vedere un video. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Molto interessante questo video, siamo comunque nelle applicazioni che noi chiamiamo verticali, quindi nel caso che abbiamo presentato, questa macchina è stata addestrata a fissare appuntamenti per il parrucchiere, quindi le terminologie, i discorsi sono tutti, diciamo, preparati per questo scopo. Chiaro, se usciamo un po' comunque da questo contesto, la macchina non riuscirebbe, insomma, a passare il test di Turing generalizzato, ma se il test di Turing fosse fissiamo un appuntamento per il parrucchiere, in questo caso sarebbe cioè riuscita con estremo successo. Colgo l'occasione, anche parlando di Canton Ticino, di farvi vedere un po' l'ecosistema che abbiamo qui legato all'intelligenza artificiale, che parte dall'università, dove abbiamo diverse attività, il centro Dalle Molle, alla città di Lugano che si impegna con Lugano Living Lab, l'USI Startup Center, a tutto un insieme di iniziative, comprese iniziative imprenditoriali, che fanno in modo che questo sia un luogo adatto, un luogo in crescita, un luogo dove si possono sviluppare sia le parti più metodologiche, sia in qualche modo le parti più applicative e più di business legate a questo settore. Non dimentico comunque l'attività accademica, abbiamo una facoltà di informatica presso l'USI, una facoltà sempre di informatica presso, cioè, la SUPSI, dove abbiamo un bachelor in data science e intelligenza artificiale, e all'USI abbiamo il primo master di intelligenza artificiale in Svizzera, apparito qualche anno fa, che ha grande, grande successo. Torniamo per andare verso la conclusione al nostro tema, quindi a questa macchina che è stata capace di generare dei testi in maniera automatica. Abbiamo capito che dietro questa tecnologia oggi c'è un cervello artificiale fatto da neuroni e da connessioni, e in principal modo qui stiamo parlando di GPT-3, una rete neuronale, se vogliamo, enorme, fatta da 175 miliardi di pesi, è creata all'inizio da un'iniziativa che si chiamava OpenAI, un'iniziativa, diciamo, di dominio pubblico. Oggi GPT-3 è stata ceduta a Microsoft, e questa rete è stata addestrata, come vi dicevo, prendendo testi tradotti in due lingue diverse, ma anche prendendo dei testi selezionati in qualche maniera, diciamo, ad hoc, in maniera esperta dai tecnici di OpenAI, incluso tutti i testi di Wikipedia e altri dati pubblici che si possono recuperare, diciamo, su internet. Questo GPT-3 è un modello previsionale del linguaggio, quindi una rete neuronale progettata per prendere un pezzo di testo in ingresso e trasformarlo in un pezzo più complicato, come se fosse la parte successiva, no? Come se fosse un'espansione di quello che abbiamo detto o che abbiamo scritto. Qui parliamo comunque di linguaggio scritto, riesce a generare il testo successivo a quello d'ingresso, in modo che sia utile e interessante per chi legge. Può creare qualunque cosa che abbia una struttura linguistica, il che vuol dire che può rispondere a domande, scrivere saggi o riassumere anche testi lunghi in testi corti, tradurre dalle lingue di diversa natura,
e addirittura prendere appunti ed è capace anche di creare codice di programmazione per computer. Questo è il testo scritto da questo robot riguardo al futuro dell'umanità e al fatto che le macchine non entreranno in qualche modo in competizione con gli esseri umani. E questo è il testo tradotto dal testo in inglese usando un traduttore automatico, è più o meno, diciamo, corrisponde a quanto scritto in inglese. E il robot appunto afferma che, pur utilizzando una piccola parte delle sue capacità cognitive, farà diciamo di tutto per convincere gli esseri umani che lui non ha nessuna intenzione cattiva. Carina quella, mi sono insegnato tutto quello che so leggendo internet. E questo testo comunque è un testo, se vogliamo, che ha della profondità, quindi tocca dei temi rilevanti, li tocca in una maniera sequenzialmente corretta e anche, diciamo, con citazioni. Cita Stephen Hawking, che è uno di quelli che afferma che l'AI potrebbe segnare la fine della razza umana. Io sono qui per convincervi e non per preoccuparvi. L'intelligenza artificiale non distruggerà gli esseri umani, credetemi. C'è da precisare comunque una cosa qui, che questa macchina ha generato questo testo, ma non ha nessuna idea di cosa ha scritto. Quindi la macchina non ha assolutamente coscienza. La macchina ha generato questo testo in una maniera, diciamo, letterale, quindi ha trasformato del testo in ingresso in testo in uscita, ma non ha nessuna cognizione sulla natura dell'essere umano, il concetto di distruzione, il concetto di sopravvivenza. Quindi è una macchina che non ha sicuramente coscienza, è una macchina quindi magari che ha solo la parte cervello, sta capace di generare delle soluzioni, perché alla fine il testo che abbiamo visto è una soluzione, ma certamente, almeno in questa versione, non ha nessun concetto di mente, di autocoscienza. Interessante però analizzare questa cosa anche da un altro punto di vista, cioè se visto che la natura del cervello umana è ancora misteriosa, capire se qualcosa che abbiamo imparato, visto in questo cervello artificiale, ci può fare in qualche modo capire come funziona veramente il nostro cervello. Quindi c'è questo tema anche affascinante, che guardando le macchine vediamo se possiamo capire qualcosa di più di come funziona il nostro cervello. Da ultimo mi rimane questa domanda: ma cosa succederà domani? Ci saranno mai macchine che hanno coscienza? Qualche filosofo dice di no, qualche filosofo dice che è possibile. Io per ora ho solo visto macchine che fanno dei calcoli, quindi mi limito a questo, quindi alla parte cervello, per quello che ho visto fino ad oggi. Grazie a tutti, spero di avervi dato delle informazioni interessanti e tanti saluti e alla prossima, arrivederci.